Il Consiglio Comunale, al netto di altre considerazioni che ho fatto prima in conferenza stampa, stava esaminando dei punti sicuramente importanti per la città, una manovra da 44 milioni di euro, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e poi a seguire il ridimensionamento della TARI, della tassa sui rifiuti, per effetto di una iniezione di risorse da parte dell'amministrazione comunale. L'opposizione ha lamentato in quel momento la mia presenza, peraltro sono arrivato poco dopo, e ha deciso di abbandonare l'aula. E come ho detto prima, politica si fa come si vuole, non posso certamente discutere su questo. Peccato che non abbiano partecipato a un dibattito che invece era interessante per gli effetti che queste due manovre importanti hanno avuto sulla città. Ma non è questo il tema. Il tema è che non sono accettabili le carnevalate che sono susseguite a questa decisione di abbandonare l'aula, che non ho condiviso, e lì si ferma la condivisione del sindaco, ma il sindaco è comunque un'istituzione e in quel momento non è accettabile che un luogo istituzionale come l'ala del Consiglio veda una seggiola vuota ornata con una fascia tricolore che è un simbolo istituzionale, quindi questo non è accettabile. Il sindaco non è assente, il sindaco lavora, non ha cambiato in nulla le sue abitudini di lavoro, lavoro molto più da remoto che non in presenza, ma il lavoro c'è e si vede, se non una manovra da 44 milioni di euro, come pensavate che venisse fuori se non con il lavoro congiunto di tutta la giunta presieduta dal sindaco? Come pensavate che la tassa dei rifiuti, grazie anche al mio lavoro come presidente di ATO ad Arezzo e l'iniezione di 1,8 milioni che abbiamo messo, si fermasse al 3-6%? Quindi il sindaco c'è. Non si fa vedere tanto, questo sì, è un momento nel quale sicuramente non solo io, ma molti preferiscono starsene più a casa che non in pubblico. Però io ci sono, quando posso sono presente e quando non posso mando assessori o vice sindaco. L'abitudine che avevo preso nel primo mandato di essere molto più presente derivava dal fatto che non tutti gli assessori nel primo mandato mi hanno dato il sufficiente supporto a sostituirmi quando sarebbe stato opportuno farlo. Questo attacco, sindaco, arriva a pochi giorni dalla data del 6 di luglio. Non le chiediamo di esprimersi nel merito, ma personalmente come la vive? Almeno questo ce lo può dire. Sì, personalmente non la vivo malissimo come qualcuno potrebbe pensare, nel senso che non è che ci penso tutti i minuti. Sì, quando ci penso, come si dice Arezzo, mi gira le scatole, però non è che vivo sull'onda di questo incombente giudizio o comunque presa di posizione della magistratura nella quale, come ho già detto, continuo a dire, ho la massima fiducia. E anche se, denegata ipotesi, dovesse andare a processo, so cosa dire perché so quello che ho fatto e quello che non ho fatto.